Questa invece che sto inquadrando, che è veramente una pianta bellissima, poi tra l'altro qua ne troviamo di un colore ancora più scuro, è una Six Salix atro purpurea della famiglia delle dipsacacee. Voi magari questa non l'avete mai vista, però vi ho fatto altri video in cui vi faccio vedere la differenza tra la cnauzia e la scabiosa, che è molto più facile da trovare nei prati. Però ecco, esiste anche questa nella stessa famiglia, la Six Salix atro purpurea, che prima veniva chiamata anche scabiosa atro purpurea. E ha questo colore, ha questi colori che sono particolarmente, boh, a me fanno impazzire questi colori particolarmente vinosi, a volte molto molto scuri, e a volte che vanno verso invece il lilla oppure il bianco, colori che non prendo nemmeno in considerazione perché a me fanno impazzire questi. Qui abbiamo l'infruttescenza invece. Vedete, che vi ho già fatto vedere anche in altri video. Guardiamo il fiore, i fiori, perché questa è un'infiorescenza, sono disposti in un capolino, così come le asteracee. Quindi la famiglia delle asteracee non è l'unica a avere un capolino di fiori. Anche questa, ad esempio, presenta il capolino. Vi faccio vedere le bratte. Eccole qua. I fiori che si dividono in centrali e periferici, e vi farò vedere anche il fusto, ovviamente, e le foglie. Come per le altre che vi ho presentato, anche questa è una pianta commestibile. Anche se è così bella che io la terrei solo per decorare i piatti. Eccola qua, la Six Salix atro purpurea della famiglia delle dipsacacee.